Ebbene gente, eccoci tornati su Doki Doki Plus. Partiamo subito con la terza storia secondaria, rispetto. Sono molto curioso per questa. Le due che mi incuriosivano maggiormente prima dell'uscita del gioco erano Fiducia, con Monica e Sayori, e soprattutto Amor Proprio, tra Natsuki e Yuri, però questa è probabilmente la terza che mi interessa di più. Sono davvero molto curioso di vedere cosa succederà. Quindi, partiamo subito. Sono passate alcune settimane dall'apertura ufficiale del club. I contrattempi iniziali non hanno fatto altro che rafforzare le legame tra i tre membri attuali, Monica, Sayori e Yuri. Sayori ha provato a leggere alcuni dei libri fantasy di Yuri, e tutte quante si sono interessate alla poesia sotto la guida di Sayori. Un giorno come gli altri, le tre vengono interrotte all'improvviso dal rumore della porta che si apre. Nell'aula entra una ragazza che nessuno di loro ha visto prima. Ah, Natsuki! Ciao! Sayori, in preda all'esaltazione, tira il vestito a Monica. Yuri si agita sulla sedia e sprofonda nel suo libro. Come al solito, i miei timpani. Sei qui per il club di letteratura? Sì. Evviva, che bello, grazie per essere passata. È ancora piccolo come club, quindi vedere facce nuove è entusiasmante. Già. Vieni, accomodati da qualche parte, puoi sederti accanto a me. Sayori si sporge dal banco, piantandovi sopra le mani. Oh, e Yuri potrebbe preparare del tè. Ah ah. Hanno messo le mani sul bollitore finalmente? Yuri fissa Sayori con aria di protesa, per aver attirato l'attenzione su di lei. Protesta, non protesa, wow. Natsuki scruta silenziosamente le ragazze, poi va a sedersi accanto a Sayori. Quell'assemblamento improvviso spinge Yuri ad alzarsi. Stare in piedi in un angolo a fare il tè non sembra più tanto male. Ok, cosa ne dite di presentarci? Ok. Beh, sono Monica e ho fondato io il club. Prima ero nel club di oratoria, ma cercavo qualcosa che mi appassionasse di più, non so come dire. Perciò ho fondato il club letterario, per permettere agli altri di esprimersi leggendo, scrivendo o tramite qualunque forma di letteratura. Sai, avevo intuito che il club fosse tuo. Dai un po' quell'idea. Perché? Quale idea do? Ma sì, cioè... lasciamo perdere. Non voglio giudicare persone appena incontrate. Ah, la Natsuki che conosciamo. Very, very cute! Molto matura da parte tua. Io giudico sempre tutti pesantemente. Bruh. Oh, ma non è vero, Sayori. Sì che è vero. La voce di Yuri imperturbabile riecheggia nell'aula. Natsuki vedacchia. Io sono Sayori. Mi piace conoscere le persone e fare amicizia. E anche la poesia. Ah sì? Molto matura da parte tua. Ma io sono matura. L'aula si riempie del rumore del bollitore elettrico di Yuri che si scalda. Oh, lei è Yuri. Sayori abbassa la voce. È un po' timida, ma è anche molto gentile e intelligentissima. Le piacciono le grandi saghe fantasy e il tè, e le voglio bene. Beh, direi che manco solo io a questo punto. Sono Natsuki, mi piace ascoltare musica e passeggiare in centro. E il mio gusto di gelato preferito è fragola. Perché ovviamente lo è. Oh, andiamo a prenderci un gelato. Credo che il mio gusto preferito sia... biscotto? Natsuki, sai leggere nei pensieri per caso? O forse cioccolato? No, è biscotto. E quello di Monica penso sia vaniglia. Ma come? Oh mio Dio, è spooky. Faccio troppi quiz online e quelli sui gusti di gelato ci azzeccano. Quelli sui gusti di gelato ci azzeccano sempre. E il gusto preferito di Yuri? Aspetta, voglio pensarci io adesso a quello preferito di Yuri. Probabilmente qualcosa di sofisticato, ma allo stesso tempo non troppo eccessivo. Tipo pistacchio forse? Natsuki fa spallucce. Penso del verde, ah ah ah. Aspetta, esistono gelati al tè? Ah ok, era una battuta, Yuri non ne aveva idea. Però, è tutto molto tranquillo qui. Vi piace solo incontrarvi o svolgete anche attività più da club? La seconda che hai detto.
Non siamo molto organizzate dato che siamo solo in tre, quindi passiamo il tempo così, facendo quello che più ci piace. Però continuo a pensare che dovremmo avviare delle attività un po' più strutturate. È passato del tempo da quando l'ho fondato, quindi... Beh, comunque sia, che tipo di lettura preferisci, Natsuki? C'è qualcosa che vorresti farci conoscere? Che vorresti far conoscere al club? Qualcosa tipo i manga? Ah, beh, direi che... Letteratura... Beh, mi piacciono i manga. I manga? Ehi, perché lo dici con quel tono? voglio leggere manga nel club. Ah, oh, vedi, Sayori sì che ha lo spirito giusto. No, aspetta un attimo. Sembra fantastico, cioè, dopo tutto il tempo che ho passato, Yuri torna al banco con un vassoio di tazze di tè. Di tazze da tè, che posta su una superficie libera. Dopo tutte le mie letture profonde e immersive, non mi dispiacerebbe qualcosa di più semplice. E Sayori, non giudicare tutti i manga allo stesso modo. I manga non sono semplici. Se la pensi così, vuol dire che non capisci le sfumature. Ah, non intendevo semplice in quel senso. Beh, comunque. A parte manga, ti interessano altre forme di letteratura? Beh, non tanto. Se è così, hai pensato di entrare nel club degli anime? Ma quindi il club degli anime esiste davvero? Io pensavo fosse una battuta di Sayori. O del protagonista. Ma sei seria? Non entrerò mai nel club degli anime. È pieno di... Ah, è pieno di weeaboo. Ragazzi balordi. Non è il modo in cui li descriverei, ma forse. E dai, che problema c'è? I manga sono letteratura, no? Insomma, tenendo conto della definizione letterale, tecnicamente... Ho capito. Sentite, farò tutte le attività del club che vorreste, però posso entrare, per favore? Non darò fastidio a nessuno. Cioè, se posso tenere qui i miei manga e stare qui dopo scuola, farò qualunque cosa mi chiediate. Va bene, no? Sì, credo che non ci sia niente di male. Oddio, grazie. Sei una grande. Li ho quasi tutti stipati nel mio armadietto. Quindi comincio a portarli qui, ok? Natsuki si alza. Ti serve una mano? Ah, no, ce la faccio. E poi non voglio mostrare il mio armadietto. Come vuoi. Non sarà certo peggiore del mio. Spero di non scoprirlo mai. Natsuki esce dall'aula del club lasciando tutte le altre in silenzio, a parte il rumore di Yuri che sorseggia il suo tè. Mi lascio convincere troppo facilmente. Ehi, non è una cosa brutta. Natsuki sembra uno spasso. Forse sì, ma intendevo... Cioè, in realtà non è interessato alla letteratura, no? E andrebbe anche bene, ma ha detto che avrebbe partecipato alle attività del club come se fosse un male necessario. Il suo tè si raffredderà. Vero? Questo non c'entra. Beh, secondo me tutti meritano un'occasione. Soprattutto se possiamo renderlo felice. E poi magari la letteratura comincerà a piacerle. Sicura che non vuoi soltanto leggere i suoi manga, Sayori? Ehi, ma perché mi hai preso? Ah, scusa, non volevo. Solo che mi sento molto a disagio. Pareri sulla faccenda, Yuri? No, nessuno in particolare. Hai detto che non avrebbe fastidio nessuno, me inclusa, perciò. Mi stai dicendo che ti infastidisco? No, è un piacere stare in tua compagnia. Volevo solo prendermi un complimento. Lo so. Ok, ma comunque, penso seriamente che dovremmo darlo un'occasione. Ah, già, devo bene. Però renderò effettivamente obbligatori le attività del club. Io non ho niente in contrario. All'improvviso le tre sentono un colpo sordo contro la porta. Cosa? Sayori si alza, va alla porta e la apre. Grazie. Natsuki entra traballando e grugnendo. Poi si piega e posa tre cofanetti, probabilmente pieni di manga, più delicatamente che può. Gran bella collezione. Sayori ridacchia elettrizzata. Riprendendo fiato, Natsuki risponde. Manca ancora un cofanetto, posso metterli via da sola, so come organizzarli. Monica getta occhiate ansiose a Sayori e Yuri. Sarà davvero un bene per il club.
potrebbe essere la scossa che ci serviva per non cadere nella routine. A quanto pare cominceremo davvero a fare sul serio. Monica, non toccare i manga nell'armadietto, please. Alla successiva riunione di club, Monica arriva per prima. Ma dall'arrivo di Natsuki si sente molto meno tranquilla. Perché sono così nervosa? Monica cammina avanti e indietro, cercando di capire cosa prova. Natsuki ha detto che non avrebbe infastidito nessuno, allora perché l'atmosfera sembra così tanto cambiata? Mentre Monica riflette, la porta del club si apre, e sulla soglia appare Natsuki, con uno scatolone tra le mani. Monica si sforza di sorridere, mentre Natsuki si avvicina al ripostiglio. Natsuki si sforza a sua volta di ricambiare. Ti serve una mano? No, ce la posso fare. Imbarazzata, Monica cerca di avviare una conversazione, ma senza successo. Sbircia con curiosità nel ripostiglio dove Natsuki sta mettendo tutti i suoi manga. Quegli scaffali, prima riempiti di grigio e materiale scolastico, ora sono adorni di colori vivaci e illustrazioni graziose. Una cosa, lo scaffale più in alto è praticamente libero, magari li potremmo tenere là sopra. Non penso che ci arrivi, Natsuki. Ma non ci arriverei, sarebbe scomodissimo per me. Sì, ma... Ah, quindi adesso si spiega il mistero dei manga scomparsi, che Monica li mette sempre in cima e Natsuki non riesce a prenderli, giustamente. Monica tira un sospiro. I professori chiederanno da dove vengono tutti questi manga e io dovrò dire che appartengono al club letterario. E allora? Monica indietreggia e si lascia cadere in un banco. Con una tensione del genere è come se l'atmosfera rilassata delle settimane passate fosse risucchiata fuori dalla stanza. Buon pomeriggio! Sayori entra volteggiando nell'aula. Ah, vedo che qualcuno è di buon umore qui. Già, perché ho questo! Sayori agita un biscotto confezionato. Ho trovato dei soldi e mi ci sono preso un biscotto. Oh, com'è carino! Quando Sayori trotterella verso il ripostiglio, il suo sguardo è tirato dalle mensole colorate. Da quale comincio? Beh, intanto puoi farmi dare un morso a quel biscotto. Ah, no! Ho usato tutta la mia fortuna per trovare quei soldi. La fortuna. Se vuoi entrare nel mio regno dovrai pagare il pedaggio, compagnola. Campagnola. Buh! Sconfitta, Sayori apre il biscotto e ne stacca un pezzetto per Natsuki. Poi Yuri entra in silenzio nell'aula. Monica la guarda con occhi imploranti. Yuri risponde con un rapido cenno affermativo. Beh, ci siamo tutte. Anche se nel club c'è solo una persona in più, sembra due volte più animato. Ok, ritengo che oggi dovremmo pensare ad alcune possibili attività del club per capire da quali vogliamo iniziare. Ora che i membri sono quattro, sarebbe bello trovare qualcosa da fare in gruppo. Siete tutte d'accordo? Confermo. Ok, ho qualche idea, ma voglio sentire anche le vostre. Beh, io mi sto divertendo tantissimo a scoprire gli interessi di tutte. Magari potremmo dare a ogni membro un giorno in cui condividerà la sua forma di letteratura preferita con tutte le altre. Ah, è una buona idea. Qualcosa mi dice che... Monica sbircia Yuri e Natsuki, che non sembrano minimamente interessate a considerare i gusti dell'altra. Potremmo provare a inventarci qualcosa con cui tutte possano divertirsi allo stesso modo. Non so, per esempio, votare un libro da leggere insieme. Secondo me dovremmo cercare di espandere tutti i nostri interessi, anziché fossilizzarci sulle cose che già conosciamo. Perché sento che la cosa è rivolta a me in particolare? Natsuki, non avevi detto che avresti fatto tutto quello che il club decideva? Sì, certo, ma questo non ti autorizza a ignorare le preferenze delle altre? A me piaceva la proposta di Sayori. Sì, anche a me. Sì, ma... La voce di Monica sembra perdersi. Anche se ha permesso a Natsuki di entrare nel club, le riesce difficilissimo accettare le sue richieste. Se Natsuki non rispetta il club, perché lei dovrebbe piegarsi alle sue opinioni? Natsuki, sei sicura di non avere altri interessi letterari da condividere con il club? Giuro che non mi dà fastidio che tu tenga due manga qui, ma vorrei... Natsuki interrompe Monica alzandosi all'improvviso.
Beh, mi pare ovvio che qui non sono gradita, quindi me ne vado. Però avrei preferito che me lo dicessi più esplicitamente. Ok, secondo me stai saltando conclusioni sbagliate, ma sei libera di fare come vuoi. Uff. Natsuki getta una rapida occhiata a Monica prima di uscire direttamente dalla stanza. Oh no. Sayori le corre dietro, lasciando sola Monica e Yuri. Per la seconda volta quel giorno, Monica si lascia cadere in un banco. Ah, perché sono così odiosa? No, è lei quella odiosa, lo fa apposta per farmi sentire così. Monica guarda Yuri in cerca di approvazione, ma lei distoglie lo sguardo. Ecco perché ero molto incuriosito di vedere la backstory tra Monica e Natsuki, visto che mi sembrano molto, molto opposte, in modo simile a Yuri e Sayori, ma ancora più... Non so, ancora più distaccata la situazione. Non saprei come spiegarlo. Probabilmente è andata a cercarsi il club più piccolo possibile per non essere costretta a partecipare. Come può aspettarsi il mio rispetto quando è la prima a non rispettare il club? O forse mi sbaglio, Yuri? Non sono brava con queste cose. Monica tira un sospiro. Beh, nemmeno io. È che non so come fare. Aspetta, non so come fare, non so cosa fare. Non voglio ferire nessuno, però secondo me è giusto anche far valere la filosofia del club. Cioè, la gente dovrebbe entrarci perché vuole esprimere la propria passione per la letteratura, o se non altro farla crescere. Perciò forse il nostro club non è adatto a lei. Monica resta seduta in silenzio, restia ad accettare la sua conclusione provvisoria. Yuri sembra tesa, ma non ha l'aria di voler aggiungere qualcosa. Torna pure a leggere, so che la cosa non ti interessa. Invece sì. Sì? In che senso? Beh, è che non riesco a leggere bene quando la serenità dell'atmosfera viene turbata. Oh. Beh, è fantastico, allora sto rovinando tutto il club. Non è una giusta conclusione. Lo so, scusa. Sto solo esprimendo la mia frustrazione. E il mio senso di colpa, credo. Una mi spinge a dare la colpa a lei, mentre l'altro a me stessa. Ah, perché è così difficile essere razionali proprio quando ce ne sarebbe più bisogno? Secondo me non sei irrazionale. Penso che lo sia Natsuki. Non ha nessun diritto di venire qui a pretendere cose che questo club... A pretendere cose da questo club, il tuo club. Questo non è il posto giusto per una stupidaggine come Manga. Yuri, ouch! Comunque sì, si inizia già a vedere la differenza di visioni tra Natsuki e Yuri. Il solo fatto che le permetti di tenere qui dovrebbe farla sentire in debito con te. Beh, è vero, ma... Non so, non sarà un po' troppo cattivo definirli una stupidaggine? Dire che questo non è il posto giusto? Non la pensi anche tu così? Ti stai facendo in quattro per far sì che vengano associati che non vengano associati al club? Ho immaginato che fosse per quello. Non è vero. Beh, un pochino lo è, secondo me. Quando le tornano alla mente i battibecchi con Natsuki, comincia a rendersi conto di una cosa. Forse hai ragione. Cioè, mi comporterei così adesso se si parlasse di qualunque cosa che non siano i manga? Forse voglio solo convincere me stessa che non sono quelli il problema. Mi sconvolge l'idea di essere capace di comportarmi così. Sospirando, Monica va verso il ripostiglio. Si trova a fissare le mensole piene di colori. È che un club di letteratura me lo immaginavo diversamente. Non dovrebbe esserci niente di male. Monica ricomincia a difendere la propria posizione. È un problema complicato che non aveva mai preso in considerazione prima. A che punto si smette di considerare qualcosa letteratura? Dove si tracciano i confini? Assorta, tende la mano verso uno dei cofanetti più grandi e ne estrae un volumetto, esaminandolo senza un particolare motivo. Sulla copertina ci sono quattro ragazze in pose graziose ed esagerate, tutte con delle gonnelline corte. Sono dell'idea che
Ci sono manga che possono decisamente essere considerati... non so se letteratura... Ah sì, letteratura sicuramente. E io stavo pensando adesso un po' più al concetto di arte. Basti pensare, che ne so, tipo a Mushishi, Blame e cose simili. Cose simili. Però anche letteratura allo stesso modo. In quanto ci sono cose decisamente scritte in maniera assolutamente magistrale. Anche Mushishi in un certo senso. Oltre non solo essere un grande esempio di arte, ma anche un grande esempio di letteratura. Ad ogni modo. Sì, voglio dire... Divertita dalla copertina assurda, Monica apre il volumetto. E così iniziò il viaggio di Monica. Per diventare una vera weeaboo. Abbiamo Natsuki. Molto 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 cute. E abbiamo anche altro. Sembra ci sia altro. No. Abbiamo la musica di Natsuki, però. Ho realizzato che le met... No, aspetta. Ah, oh beh. Ad ogni modo, andiamo con la seconda parte. Sono molto molto curioso di vedere dove andrà la cosa. Che schifo, perché Monica fa tanto la stronza? Ah, questa è la Natsuki che conosco. Dovrebbe ringraziarmi per essere entrato nel suo club. Tanto non riuscirà a trovare altri membri. Uff. Di solito Monica è molto gentile. Si impegna molto per accontentare tutti i membri del club. Ah, sì, figurati. Beh, di solito sì. Forse quando non è impegnato a giudicare la gente. Oh mio Dio, guarda che cute. Che male c'è se mi piacciono i manga? Perché non lo accetta e basta, anziché liquidarmi come una stupidaggine? Io lo accetto. Penso che siano graziosi. Oh, e dai! È solo un altro modo per dire la stessa cosa. Scusa, mi sono espressa male. Volevo solo offrirti il mio appoggio. Natsuki tira un sospiro. Sì, lo so, grazie. È solo che è una situazione del cavolo. Vuoi che parli con Monica? Non ne ho idea. Non credo che cambierebbe opinione su di me. Cioè, anche se la convincessi a darci un taglio, non mi farebbe sentire di colpo la benvenuta nel club. Dovrei semplicemente cercarmene un altro. No, aspetta, non ce n'è bisogno. Possiamo risolvere la cosa, dai, ti prego. Insomma, sono la vicepresidentessa. O almeno credo. E io non voglio che tu te ne vada. Tutti meritano di sentirsi benvenuti e di essere felici. Quindi voglio che sia così anche per te. Mi domandavo... Per quale motivo hai deciso di entrare nel club letterario? Beh... Natsuki esita. È un motivo un po' scemo. Ah, non dire così. Quando tutti sono benvenuti non esistono motivazioni sceme. Non ero la benvenuta. Invece sì, per me. Allora? Però non dirlo a nessuno, ok? Soprattutto non a Monica. Lo prometto. Natsuki tira un sospiro. Sono solo stanca di sentirmi continuamente giudicata. Non posso mai godermi quello che mi piace senza sorbirmi qualche commento spocchioso. Non è che mi importi quello che pensano gli altri. Ah. Però sai... Sui manifesti del club letterario c'è scritto che puoi essere te stessa. Quindi ho deciso che valeva almeno la pena tentare. Ma a quanto pare non era vero niente. Natsuki è battuta da un calcio al muro davanti a lei. Oh, e a me piace anche scrivere. Sul serio? E perché non l'hai detto a Monica? Perché no? Mi stava giudicando in modo così antipatico che non mi andava di dire quello che voleva sentire. Non si meritava che gli dessi quella soddisfazione. Buon Natsuki. Tipicamente Natsuki, bellissimo. E se avesse saputo che mi piace scrivere, avrebbe fatto come tutti gli altri, avrebbe cercato di allontanarmi dai manga a favore di... della cosa che ritiene più matura. Le due restano in silenzio per un po' di tempo. Sayori capisce che far tornare Natsuki al club è fuori discussione, almeno per quel giorno. Ma Natsuki aveva un motivo per entrare nel club, come tutti gli altri. E farla sentire la benvenuta è parte della filosofia del club. Ti meriti di esprimerti come tutti gli altri. Il club dovrebbe servire a questo, in teoria.
Allora, farò tutto il possibile per mettere a posto le cose. Lo prometto. È l'ora di pranzo del giorno seguente. La mensa e i corridoi brulicano di studenti che si affrettano ad andare dagli amici per sfruttare al meglio quella breve pausa. Dove sarà? Fra loro c'è Monica, che pranza sempre in classe, ma che oggi ha qualcos'altro da fare. Temendo che Natsuki avrebbe evitato il club, ha deciso di cercarla durante la pausa pranzo per potersi scusare. A volte dimentico che tutte le ragazze sono in una scuola insieme. Che l'universo del gioco non è combinato al club, ma che sono effettivamente all'interno di una vera scuola. Curioso. Dopo aver cercato a lungo, Monica finalmente la trova. Nonostante la bassa statura, il colore dei capelli di Natsuki la fa risaltare tra la folla. Oddio. Monica si sente improvvisamente in imbarazzo ed esita ad avvicinarsi. Natsuki è con alcune amiche che Monica non riconosce, e stanno chiacchierando tutte vivacemente. Sarebbe poco educato interromperle. Oh wow! Oh wow! Ah! Molto strano avere una fra l'altro, perché sembra così alta la silhouette rispetto alle altre ragazze? Ad ogni modo. Ah già, alla fine poi sei entrata nel club letterario? Certo che sì. Perché non avrei dovuto? Ah, te l'avevo detto che l'avrebbe fatto. Ah, e dai, lo sai che chi ci entra... Lo sai che ci è entrata solo perché non la finivi di criticarla per il club degli anime? Vi ho detto che non mi è nemmeno saltato in testa di entrarci. Ah, vi ho detto che non mi è mai nemmeno saltato in testa di entrarci, riferito al club degli anime. Sì, come no. Beh, bisogna riconoscerle che almeno sta cercando di crescere un po' e di staccarsi da quelle porcherie. Sappiamo che Natsuki è molto infelice perché i suoi amici non condividono con lei la passione degli anime, dei manga. Quindi viene giudicata per questa cosa. Anche se... Wow, queste sono amiche abbastanza... Non sono vere amiche, Natsuki, se definiscono le tue passioni porcherie. Almeno se non vi piacciono cercate di avere un minimo di tatto e rispetto al riguardo, wow. Queste non sono vere amicizie, Natsuki. Ah, vero. Beh, congratulazioni per esserti finalmente lasciata le medie alle spalle, Natsuki. Sono fiera di te. Oh, che stronze. Non rompere e lasciami fare quello che mi va. Ah, stavo scherzando, lo sai che ti vogliamo bene. Già, quando il club letterario ti avrà reso una famosa scrittrice, saremmo le prime a comprare il tuo libro. Cosa vuoi comprare le sue fanfiction porcellose? Bruh. Certo, ovviamente, voglio una copia autografata. Oddio. Mi immagino che... In effetti Natsuki sembra un po' la tipa da scrivere fanfiction. È una cosa di anni fa, nel frattempo sono cresciuto e ho smesso, no? Wow. Te l'ho detto, sto scherzando. È comunque un buon modo per ricordare quanti passi in avanti hai fatto da allora. Senza contare che senza di noi non ce l'avresti mai fatta, quindi siamo autorizzati a prenderti in giro. Sì, certo. Crescono così in fretta, sono commossa. All'improvviso Natsuki getta un'occhiata in direzione di Monica, spingendola a voltarsi e ad allontanarsi velocemente. Che storia è questa? È stato bruttissimo. Concordo, wow. Dovevo dire qualcosa per difenderla? Perché devo sempre evitare i conflitti in questo modo? Non che abbia il diritto di parlare, non sono stata molto meglio di loro, visto come l'ho trattata. Ah, mi faccio schifo, non ne combino una giusta. Natsuki, la scrittrice di fanfiction, wow. Dopo la fine delle lezioni, Monica va verso l'aula del club con aria assente. All'interno trova Yuri, con gli occhi fissi su un libro come al solito. Monica va verso un banco e si lascia cadere, una cosa che sembra fare spesso negli ultimi tempi. Yuri, non lo so se posso fare la presidentessa del club. Cioè, non sono capace di gestire le cose quando non vanno esattamente come voglio. Yuri alza gli occhi dal libro. Il club letterario è un posto dove ti puoi esprimere, ma solo se esattamente come piace a me. Mi sto odiando. E soprattutto odio di non aver riflettuto abbastanza da capire che razza di errori facessi. Altro che essere matura. Scusami, non dovrei sfogarmi così. È solo che... Ecco, la testa piena di pensieri. No. Ah, mi piace ascoltare. Sul serio? Perché?
Yuri fa spallucce. Mi fa sentire bene, ecco tutto. Ah, beh, ok, vorrà dire che continuerò. Yuri annuisce. Sì, è solo che... Beh, Natsuki è parecchio brusca, dico bene? Non sembrava che ci prendesse sul serio. Non capivo nemmeno perché volesse entrare nel club. L'ho vista in corridoio all'ora di pranzo. Era con le sue amiche ed erano cattivissime con lei. Le hanno detto di crescere, di darsi una regolata. Che il club letterario l'avrebbe aiutato ad allontanarsi dai manga. E mi ha fatto arrabbiare tantissimo. Insomma, lasciatela divertire. È una cosa che le piace. Perché gliela volete portare via? E mi sono resa conto che... ho praticamente fatto lo stesso, solo in modo più indiretto. Anzi, avrei dovuto farla sentire orgogliosa della sua passione. E invece l'ho sminuita. Peggio, non l'ho riconosciuta affatto. L'ho fatto persino con te, Yuri, quando sei entrato nel club. Ah, sì? Sì, me lo ricordo. Siccome il fantasy non mi interessava molto, stavo cercando di sminuire la cosa. Ma poi è arrivata Sayori e ha monopolizzato la conversazione. Avrei dovuto riflettere sull'accaduto, ma non l'ho fatto perché ho lasciato che Sayori gestisse la situazione. E sto ripetendo lo stesso errore, solo che stavolta ho ferito una persona per davvero. Monica scuote la testa. Sono stanca di avere paura di ciò che non mi fa sentire a mio agio. È una cosa stupida. Cioè, Natsuki sarebbe davvero felice se le permettessi di condividere la sua passione. Mi fa una gran rabbia che le sue amiche la trattino in quel modo. Gliela farò pagare. Gliela farai pagare? Sì. E lo farò assicurandomi che questo sia il club letterario che vuole Natsuki, non quello che pensano loro. Questa è una buona filosofia, Monica. Sayori si precipita nella stanza all'improvviso, facendo saltare sulla sedia Monica e Yuri. Con un'espressione severa, così rara per lei, cammina decisa verso il banco di Monica e si siede accanto a lei. Voglio prendere la parola. Lo posso fare perché sono la vicepresidentessa. E a proposito di Natsuki? Sì. Già, lo so. Ho sbagliato, mi dispiace un sacco. Ne stavo parlando con Yuri proprio adesso. Sul serio? Ho svilito la sua passione al punto che si è sentita minacciata e probabilmente rifiutata. È l'esatto opposto di ciò che dovrebbe essere il club letterario. Devo proprio farmi perdonare. Oh, evviva, ce l'ho fatta! Grazie per essere intervenuta, Sayori. Sono contenta che ci capiamo. L'amicizia vince ancora una volta. E dimmi, come vuoi farti perdonare? Ho un piano. Sayori, sai che oggi Natsuki viene alla riunione... Sai se oggi Natsuki viene alla riunione del club? Io non credo proprio. Ok. Proprio come teneva Monica, non per via del suo piano, ma perché ha davanti le conseguenze dei danni che ha causato senza volerlo. Ma l'unico modo per fare la cosa giusta è affrontarli di petto. È facile rifuggire il conflitto e attendere che esploda, ma non è sufficiente. Per rispettare davvero i sentimenti di chi ha ferito, devi avere la forza di guardarlo negli occhi e chiedere scusa. E l'errore non è stato l'aver gestito male il club, ma mancare di rispetto verso i sentimenti di Natsuki. Ok, pensi di riuscire a farla venire alla riunione di domani? Direi di sì. Ok, fantastico. Yuri, non devi preoccuparti di niente, ma grazie di essere mia amica. Sei brava ad ascoltare. Cute. Yuri, tormentandosi i capelli, si volta per nascondere un sorriso. Beh, credo che quella di oggi sarà una riunione molto silenziosa. Ecco, esco per un po', va bene? Sì, io starò qui a leggere con Yuri. Ehi, quello è uno dei volumetti di Natsuki? Che ci fa qui? Sayori prende un manga posato sul banco vicino a lei. Ah, quello... forse Natsuki si è dimenticato di rimetterlo a posto. Monica stava leggendo i manga. Ma io avevo capito che avesse lasciato il club. In realtà Monica stava... Ok, Yuri, è sicuramente stato qualcun altro che usa quest'aula, capito? Monica sorride entrambe. Poi esce dalla stanza sventolando una mano. Ah, il processo è iniziato. Monica diventerà una di noi. Non avrei dovuto lasciarlo fuori. Se Sayori capisse, lo direbbe sicuramente Natsuki e le cose si farebbero imbarazzanti.
Allora, chissà se c'è un pianoforte che posso prendere in prestito nell'aula di educazione musicale. È qui che iniziano le lezioni di piano? L'ora della riunione di club successiva è già arrivata. Monica e Yuri sono le prime a entrare. Ah, sono così in ansia. Secondo te Sayori è riuscito a portare qui Natsuki? Sì. E come fai a saperlo? Beh, è Sayori. Sai che ti dico? Hai ragione. Il tempo passa lentamente. Monica si siede, poi si alza per camminare avanti e indietro. Infine si siede di nuovo. Yuri non stacca gli occhi dal suo libro. Poi, finalmente, la porta si apre. Sayori entra con passo deciso. Dietro di lei, Natsuki si trascina all'interno, guardandosi intorno nervosamente. Eccoci. Bentornata. Monica, la presidentessa del club, si alza e la saluta con un sorriso. Sayori sceglie un banco e si mette a sedere. Natsuki si siede vicino a lei. Mentre guarda attorno ai membri del club, Monica viene assalita dal senso di nostalgia. Un tempo era stata in piedi davanti all'aula del club in questo stesso modo, cercando di immaginarsi chi si sarebbe seduto di fronte a lei. Non potevo immaginare quanto fossero davvero unici e imprevedibili i membri del club. Ognuno aveva le sue difficoltà e i suoi motivi per abbracciare la filosofia che Monica aveva pubblicizzato in maniera effettivamente un po' vaga. In cerca di fiducia, comprensione, rispetto. Quali nuove lezioni riserverà il futuro del club letterario? Rendendosi conto che sta correndo troppo, Monica fa un respiro profondo e torna al presente. Ok, gente, il club letterario ha inizio. Abbiamo un'attività in programma per oggi. Monica si gira verso la lavagna. Sopra ci scrive manga e lettere maiuscole. Oggi un'esperta ci insegnerà quello che c'è da sapere su una forma di letteratura particolare, i manga. Ah, e dai, non ti sembra un po' troppo forzata la cosa? Lo so che in realtà non vuoi, quindi smettiamola. Monica scuote la testa. Natsuki, siamo alla parte più difficile. Dopo essere arrivata a questo punto sarebbe facilissimo sorridere e passare oltre. Ma non è sufficiente, non stavolta. Mi dispiace. Ho sbagliato a non prenderti sul serio quando sei stato tanto gentile ad esprimere interessi nel mio club. Ci ho riflettuto e mi sono accorta di avere dei pregiudizi contro i manga. Per questo ti ho mancato di rispetto e me ne scuso. Ma penso che tu abbia il diritto di condividere la tua passione con noi. Posso farmi perdonare in qualche modo? Beh, grazie, ma so che lo stai facendo solo perché te l'ho chiesto Sayori. No, aspetta, non è vero. È stata tutta un'idea di Monica. Io non ho neanche avuto modo di parlarle. Ne sono testimone anch'io. Questo è il club letterario. Un luogo dove tutti possono essere se stessi. Tutti abbiamo i nostri interessi e le nostre differenze. La mia filosofia è permettervi di esprimerli liberamente. E il mio obiettivo è rispettare tutti in questo senso. Perciò voglio conoscere le cose che ti rendono felici. Meriti di condividere questa gioia come chiunque altro. Ti va bene? Natsuki distoglie lo sguardo ed esita. Ma sono stupidaggini, davvero? Intendo le cose che mi piacciono. Monica sorride. Si mette in ginocchio davanti al banco di Natsuki e la guarda dritta negli occhi. Se ti piacciono, non sono stupidaggini. Oh, tranne che nel mio caso. Povera Sayori. Neanche tu sei stupida, Sayori. Ah, ma che dice? Siete proprio strane voi. Ah, e va bene, vi mostrerò qualcuno dei miei manga. Ma solo perché hai ammesso che in fondo sono letteratura anche quelli. Natsuki si alza. Ah, giusto, non l'avevo detto, ma in realtà mi piace anche scrivere. Sono praticamente una professionista. Perciò non volevo piacerti solo per quello. Wow, sul serio? Non avevo capito proprio nulla di te, Natsuki. Vabbè, non fa niente. Tanto oggi non si parla di questo, giusto? Di quello, giusto? No, parleremo di manga, spero che siate pronte. Oh yes, sono molto pronto, Natsuki.
È passata una settimana da quando Natsuki è tornata al club letterario. Da allora le attività vanno a pieno regime. Ogni ragazza ha avuto un giorno da protagonista, in modo da poter condividere i propri gusti letterari con le altre. Alla fine dell'ennesima riunione, Monica si avvicina a Natsuki mentre sta uscendo. Devi correre subito a casa, Natsuki? Io? No, non direi. Perché? Ah, oh, è che volevo mostrarti una cosa, se hai qualche minuto di tempo. Certo, di che si tratta? Non è qui, ti va di seguirmi nell'aula di educazione musicale? L'aula di educazione musicale? Perché? Beh, lo vedrai. Woo! Wow, bel background. Mi piace. Piacciono i colori del tappeto e del dei cosini vicino alla lavagna. Molto, molto carino. Sai, stavo pensando una cosa. Quando nel club c'eravamo solo io e Sayori, parlavamo di come ci immaginavamo che sarebbe diventato. Per noi era molto importante che fosse un luogo dove le persone potevano esprimersi. E lei mi ha detto un'altra cosa strana. Che stavo cercando di crearmi il club di cui io avevo più di bisogno, più di chiunque altro. Credo di averlo capita. Davvero. Solo quando sei arrivato tu. Ah, credo di averlo capito davvero solo quando sei arrivato tu. Perché mi hai insegnato davvero molto su di me. Sai, sulle cose che ero troppo testarda per ammettere. Dai, non puoi dire sul serio, io non ho fatto niente. Ho solo portato una montagna di manga e poi mi sono anche incavolata quando non ho potuto fare come volevo. È stato molto stupido da parte mia esagerare la questione. Nah, sinceramente ne avevo bisogno. Se non avessi espresso il tuo dispiacere, non mi sarei mai nemmeno accorta di aver sbagliato. E comunque le tue emozioni sono legittime. Meritano di essere ascoltate e anche rispettate. È solo che a volte è molto difficile pensarla così. Cioè, ecco, non dovrebbe importarmene nulla di cosa pensano gli altri. Ma quando tutti ti criticano perché sei fatta in un certo modo, diventa difficile far finta di niente. Inizi a credere che sei davvero tu il problema. È come se non facessi abbastanza per accontentare gli altri. Pretendo troppo se voglio solo piacere agli altri senza nascondere parte di me? Io credo di no. Vorrei soltanto che a volte qualcuno cerchi di apprezzarmi per come sono veramente. Mentre Monica ascolta, ricorda vividamente il mondo in cui le amiche di Natsuki il modo in cui le amiche di Natsuki la trattavano. E con quanta naturalezza. Da quanto tempo lotta contro questo atteggiamento, rifiutandosi di cambiare per gli altri? Vorrei essere forte quanto te, Natsuki. Sei così onesta con te stessa. Io cerco sempre di apparire perfetta agli altri. E appena vedo il minimo segno di dissenso, crollo. Ma grazie a te ho cominciato veramente a riflettere su queste cose. Mi hai spinto a cominciare a lavorarci. Ma io, beh, come ho detto, non ho fatto niente. Sei stata te stessa, non dovevi fare altro. E c'è anche un'altra cosa. Monica inspira. Il fatto è che forse ho letto qualcuno dei tuoi manga. Che cosa? Tu? Ma che cavolo, perché non me l'hai detto? Scusami, penso che, ecco, mi vergognavo un po' ad ammetterlo dopo che ti ho criticato tanto. Non ci posso credere che proprio tu hai letto dei manga a mia insaputa. È così buffo. Sì, beh, ne ho sfogliato uno per curiosità, ma alla fine ne ho letti un bel po'. Ma insomma, uno dei personaggi era in un club letterario, che coincidenza, no? Hai letto Perfect Girls? Wow, hai ottimi gusti. Solo un volume. E poi l'ho scelto a caso. Beh, allora hai un ottimo intuito. Mi devi raccontare quali sono le parti che hai preferito. Haha, sì, abbiamo di nuovo il... Sappiamo che Natsuki vuole sempre discutere le parti preferite di quel particolare manga. Beh, penso che fosse destino, in un certo senso. Perché la protagonista non è solo in un club letterario, ma suona anche il pianoforte. Wow, molto meta. È proprio strano, perché ho sempre voluto imparare a suonarlo. Era così perfetta. Il genere di persona che vorrei essere io, se non fossi continuamente assalito dai dubbi. Ah, quindi è così che Monica prende interesse per il piano. Monica va verso il pianoforte e si siede. Cute!
Ho sempre pensato di dover condividere solo i miei lati migliori, quelli che fanno colpo, che mi fanno bene o che mi fanno ben vedere. Ma dopo che sei entrato nel club ho capito quanto in realtà fosse questa mentalità fosse autodistruttiva. Condividiamo le cose perché vogliamo esprimerci. Condividere le esperienze ci permette di fare lo stesso con le emozioni. E volevo mostrarti questa cosa perché se non fosse stato per te non avrei mai cominciato a suonare. Haha, ehi, penso che il merito sia di Perfect Girls, non mio. No, beh, forse è vero che Perfect Girls mi ha fatto venire quest'idea, ma sei stato tu a spingermi a continuare a esercitarmi ogni giorno. Ogni giorno? Perché sai, mi fa pensare che se voglio fare qualcosa dovrei farla, punto e basta. Insomma, non è da molto che mi esercito. E non sono ancora molto brava, anzi, direi per niente. Però ho composto una canzone per il club. E ci ho messo davvero tanto impegno. Non ha parole, ma... beh, ecco... Yes! Abbiamo anche un po' di... CG background in motion. Ah, questa è la prima volta che c'è una... ci viene mostrata un'immagine animata che non sia nel secondo atto, incredibilmente inquietante almeno. Non animato, diciamo, in movimento, ovviamente. Minchia, comunque, la faccia di non essere brava. Wow. Finita. Era molto bella. Davvero? Sì, ma stai scherzando? Cioè, sei praticamente già una professionista? È stata bravissima, in effetti, wow. Madonna, sembra che abbia praticato per tipo settimane. Ah, ma che... ha un nome questa canzone? Hai detto che parlava del club, quindi... sì, si chiama La mia canzone sulle tue note. Perché tutti portano qualcosa di unico al club. Penso che sia completamente diverso da come me l'ero immaginato. Ma ero una perfezionista e un egoista, ecco. Non deve essere una cosa per me, ma per tutti. E siete tutte voi a plasmare il club. Non voglio che questa cosa cambi. Beh, penso che sia un segno di premura verso gli altri. E mi ha fatto anche sentire un po' lusingata. Mi sembra di non meritare tutta tanta approvazione. Neanche io sono stata molto paziente quando sono entrato nel club. Credo che probabilmente dovrei scusarmi anch'io. Ero stanca e stufo per motivi miei e sono esplosa quando non mi avete lasciato fare quello che volevo nel club. Quindi, sì, ecco. In realtà non volevo sfogarmi con te. Sono stata molto immatura. Sei proprio brava se riesci a far scusare una testona come me. Non fa niente, anch'io ci ho messo una pietra su. Credo che siamo già a posto. Però sei dolce ad averci pensato. Riflettere su queste cose richiede molta maturità. Beh, mi chiedo da chi l'ho presa. Ah, lascia perdere. Comunque è tutto a posto, a patto che mi facciate tenere i miei manga qui nel club. Hai ammesso che sono una forma di letteratura? Ora non te lo puoi più rimangiare. Stanne sicura, il ripostiglio è tutto tuo. Sai che ti dico? Domani porterò una cosetta per il club. Voglio fare qualcosa di carino per ricambiare. Quale cosetta? Ah, lo vedrai.
ma dubito che rimarrai delusa. La riunione di club seguente si rivela particolarmente gustosa. Ah, cupcake. Molto molto bene. Oh, un'altra email. Qui c'è altra roba per analisi. Wow. Ah, cavolo, mi domando... Credo che siano fuori ordine le... Ah, eccolo qui, sì, infatti, sono fuori ordine. Pensavo che le mettesse in ordine, l'ultima sbloccata la mettesse in fondo, invece a quanto pare no. Comunque c'è qui la canzone di Monica. E... altre immagini. Il club di letteratura al completo. Monica, molto molto carina. Ah, fatemi aprire anche questa, almeno. Chi volesse. E sicuramente l'immagine di Natsuki e Monica. Yep. Ottimo. E quindi anche per quest'oggi siamo arrivati alla conclusione. Domani avremo l'episodio Equilibrio con Sayori e Natsuki. Perciò ci vediamo domani.